Ancora con D-Max, quest'anno che fai? Visto che l'anno scorso per tua ammissione hai detto che non facevi niente? No, veramente, chi è che l'ha detta sta cosa? L'hai detta tu. No, era un po' il prezzemolino, no? Quest'anno proprio prezzemolo come se piovesse, no, sempre le stesse cose dell'anno scorso, niente. No, sarò sia in studio nelle partite in cui l'Italia sarà fuori casa, che purtroppo quest'anno sono due, e una delle tappe dell'Italia fuori casa mi vedrà impegnato nella registrazione di una clip, quindi sarò solamente una volta in studio, mentre nelle restanti partite all'Olimpico sarò sia fuori che dentro, cercando di raccogliere ovviamente situazioni che possano essere utili sia a Daniele Piervincenzi in studio, sia alle persone da casa che non possono né arrivare all'Olimpico né guardare le situazioni fuori perché sono già seduti a guardare i ragazzi dentro. Quindi il trade union tra il pubblico e la televisione, il pubblico e lo studio, tu tanto con la gente ci vai a nozze perché sei una persona che sta bene in mezzo alle persone. Ma questa è una diceria che hanno messo in giro e su cui tutti si aggrappano. No, comunque sì, abbiamo già trovato dei bei ganci per poter raccontare delle realtà più o meno importanti che magari stanno all'ombra dei palcoscenici migliori. E, boh, poi vediamo se ci sono degli imprevisti dell'ultima ora che sono quelli magari più divertenti. Di sicuro saremo, come hai detto te, alla francese, Trade giusto? union, beh certo, quando uno è padrone della lingua, capito? Che No, bello. io volevo un savoir. Andresti. Quest'anno, oltre a tutti i soliti maschioni di D-Max, finalmente una presenza femminile, tra Io l'ho l'altro una detto, io l'ho gentile. detto, niente, mi hanno ascoltato. No, che poi è pure competente, quindi. Mi piace, lei è pure competente, oltre al fatto di essere femmina, No, anche. Già no. vedevo un programma che si chiama Rugby spiegato alla mia fidanzata, che la gente è impazzita, le donne sono impazzite, ti dicono c'hai delle femministe dietro Sì, la che lo schiena. facevamo prima gli animalisti, poi i vegani, poi adesso pure le femministe. Guarda, se stiamo inimici a tutti con D-Max. No, nel senso che comunque è giovane, competente, una bella ragazza. Uno diceva, beh, sicuramente questa non capisce niente. Invece no, è pure forte. Quindi sicuramente dovremo ripassare noi ragazzi i manuali perché faremo delle figuracce, assicurato. Quindi no, è un motivo in più per ripassare il regolamento, anche perché oggi abbiamo fatto pure qualche domanda a dei ragazzi della nazionale e sono rimasti senza una risposta a quello che ha domandato Beatrice. I Quindi giocatori ammettono sempre che loro le regole non le sanno. no, dicono Quindi. ah no, le regole sono fatte per essere infrante, no, ne sapete, è differente. Le puoi pure sapere, però, nell'infrangerle le puoi sapere, anzi, se no, come fai a infrangerle? Comunque, speriamo veramente i nostri grandi in bocca al lupo a voi, alla squadra consolidata, alla nuova entrata, Beatrice, che comunque, insomma. Faremo di tutto per farla sentire a suo agio, anche perché è giovane. L'anno scorso eravamo noi alla prima Gli esperienza uomini di live. solito quando dicono la facciamo mettere a suo agio la rendono parte del circo degli uomini, no, ti prego. No, nel senso che comunque avrà l'attenzione di molte persone addosso, sia dei suoi colleghi, sia di chi non la conosce. Quindi con un po' di ironia, come magari è la situazione dello studio, cercheremo di farla veramente sentire a suo agio e poi dopo magari farci prendere pure in giro da lei quando se la sentirà un po' più, come si dice a Roma, galla. Entrare nel rodaggio, entrare nell'ingranaggio, perfetto. Allora noi vogliamo vedere questa interazione, facciamo in bocca al lupo per il gruppo di D-Max e ci vediamo con queste senazioni. Dai.